La messa che impareremo a celebrare, detta di San Pio V, ha più di 1.000 anni di esistenza e si trova codificata nella sua essenza già dal VI secolo. La sua perennità deriva dal fatto che esprime l'integralità del mistero eucaristico. Il celebrante, lasciandosi condurre da questo rito, agisce non nella sua persona, ma come ministro di Gesù Cristo e della Chiesa. L'altare è rivestito da tre tovaglie che coprono la pietra dell'altare. Il messale è stato preparato alla messa del giorno. È chiuso con l'apertura rivolta verso il centro dell'altare. Se si devono consacrare delle ostie all'interno di una abside, si porrà quest'ultima sull'altare al lato del Vangelo, prima della messa. Al lato dell'epistola, metteremo un velo che sarà utilizzato per coprire l'abside, nel caso in cui in seguito si dovesse lasciarla nel tabernacolo. Le carte Gloria permettono di avere sotto gli occhi le principali preghiere dell'ordinario della messa. Le candele sono accese. Dopo essersi preparato con la preghiera, il sacerdote va alla sacrestia. Si lava le mani, poi prepara il calice. Pone sul calice il purificatorio, poi la patena, la grande ostia e la palla. Il velo del calice è sovrapposto in maniera tale che possa coprire interamente la base del calice. Infine, mette il corporale nella borsa che viene posta sopra il calice. Il sacerdote si riveste dei paramenti, prende l'ammitto, lo posa sulla testa e lo fa subito scendere sulle spalle, lo annoda. Si riveste del camice, lega il cingolo. Con la mano destra prende il manipolo. Lo bacia e lo infila sul braccio sinistro. Con le due mani prende la stola che bacia ugualmente. La incrocia davanti al petto e la fissa con le due estremità del cingolo. Infine, indossa la pianeta. Rivestendo i paramenti, il sacerdote reciterà le preghiere previste. Prendendo il calice con la mano sinistra e tenendo la destra distesa sulla borsa, il celebrante saluta la croce e si dirige all'altare.